Oggi vedremo dei dati più aggiornati, sono 24.500, diciamo, con conti alla mano e assoluta identificazione del posto dove lavorano e cosa fanno. Il fatto è emergenziale perché siamo a fine anno, oltretutto, e il 1° gennaio questi lavoratori non avranno dove andare sostanzialmente. Ma a parte questo bisogna anche salvaguardare la correttezza economica degli enti locali e trovare un sistema perché queste persone possano avere un posto il più stabile possibile, nella considerazione che altrimenti non avranno nessun posto, no? Un posto stabile o niente. Quindi bisogna, noi faremo una proposta che è una proposta, come dire, in qualche modo di autogestione, perché chiede sempre all'Italia che intervenga, al governo italiano che intervenga a Folle, a Sicilia. C'è un momento in cui bisogna anche farsi carico delle proprie responsabilità, quindi è il governo regionale che deve fare delle iniziative. Io penso che si possa trovare una soluzione, oggi ci proveremo. Questo governo, la vostra giunta, ha una ricetta in mente per cercare di fronteggiare questa piaga? Ci piacerebbe avere la bacchetta magica. Sicuramente la ricetta è costituita da tutta una serie di iniziative che in maniera convergente si rivolgono all'obiettivo di ridurre il precariato per annullarlo completamente nel corso però di più anni. Abbiamo una grossa apertura con questo decreto legge 101 che ci dà sicuramente un più ampio respiro dal punto di vista temporale per poter mettere a punto un piano organico. Ci sono degli elementi importanti che introduce il decreto e che poi noi con legge regionale che dovremo senz'altro approvare entro la fine dell'anno dovremo dettagliare meglio in modo tale da dare una prospettiva di una possibile stabilizzazione, certamente non in maniera contemporanea per tutti, ma nel corso di più anni senz'altro riusciremo a, speriamo, risolvere questo problema. Ma certamente non aiuta, però indubbiamente continuiamo a lavorare con impegno, c'è una grande sinergia all'interno del governo regionale, c'è molto spirito di collaborazione e in questo, così come in altri problemi in cui è necessario una visione pluridisciplinare, senz'altro stiamo andando avanti senza interruzioni. Allora, siamo qua per parlare principalmente di precariato. Come si pone la regione in questo senso? Ma stiamo cercando di affrontare un problema che si è consolidato nei decenni con un numero molto alto di precari della regione. Noi fino adesso abbiamo assicurato sempre coperture sui fondi regionali, adesso c'è un problema di normativa nazionale. Il decreto D'Alia offre degli spazi, ma assolutamente insufficienti per ora rispetto alla dimensione del fenomeno in Sicilia. Per questo abbiamo convocato un tavolo tecnico con il ministro D'Alia e gli assessori della regione, cercando di trovare una soluzione innanzitutto giuridica e poi finanziaria, perché l'obiettivo è superare questa dimensione così ampia del precariato e favorire processi di stabilizzazione.